I nuovi maestri del gusto per l'anno 2021-2022 sono sicuramente una buona notizia in questo momento. Purtroppo non possiamo fare la consueta cerimonia di premiazione che rinviamo al prossimo anno, però oggi ci teniamo ad annunciare i nuovi maestri che entrano nella grande famiglia dei maestri del gusto. Sono 215 le imprese selezionate nel corso degli ultimi anni grazie a un severo protocollo e lavoro fatto in collaborazione con Slow Food e il nostro laboratorio chimico. Queste imprese rappresentano il meglio dell'eccellenza torinese nel settore agroalimentare e quindi sono un orgoglio del nostro territorio e spero che siano sempre all'interno delle preferenze dei nostri cittadini per i loro consumi, preferendo i prodotti del territorio e del Made in Italy. Siamo giunti alla decima edizione di questo evento, è un traguardo importante, un'iniziativa che vede da sempre la collaborazione di Slow Food e di Slow Food Editore, che si occupa della produzione dei materiali. È una cifra tonda importante, come dicevo, che avrebbe meritato una celebrazione con tutti i crismi del caso quest'anno. Avremmo voluto avere tutti i protagonisti in presenza, ma siamo sicuri che comunque tra un po', qualche mese, magari avremo modo di recuperare più presto e fare una festa come si deve. Nel frattempo abbiamo comunque a disposizione tutti, grazie a questo lavoro, un racconto di 215 aziende che sono davvero esemplari, in cui possiamo fare acquisti, che possiamo contattare, che possiamo andare a trovare nei limiti che ci sono consentiti e quindi che possiamo sostenere. E in questo momento è molto importante il sostegno a queste belle realtà produttive.